Eccoci. Bene, buonasera, ben... presentiamo stasera il libro Alice Cencetti, Il fratello ritrovato, che riguarda le lettere di Giovanni Pascoli a Raffaele Pascoli. Comincerei con una brevissima introduzione prima di dare poi la parola ai nostri ospiti, che già ringrazio di essere intervenuti, con una brevissima introduzione che riguarda la genesi di questo lavoro. Nel 1993 Loredana Poggi Pascoli formalizzava, con un atto notarile che esplicitamente richiedeva, la donazione alla scuola normale di 389 missive indirizzate da Giovanni Pascoli al fratello Raffaele. La ragione di questa inconsueta donazione alla scuola, in effetti la scuola ha ragionato un po' prima di prendere una decisione positiva nell'accettazione della donazione, la ragione di questo atto inconsueto stava nel fatto che la donante aveva invano cercato di collocare queste documentazioni, che considerava una delle ricchezze della famiglia, presso istituzioni disponibili a garantire il rispetto dei vincoli di segretezza che essa poneva. Le lettere, cioè, potevano essere viste solamente 50 anni dopo la morte di Luigia Pascoli, la madre di Loredana Poggi Pascoli, che era la figlia adottiva, la quale a sua volta recepiva la volontà del padre, appunto Raffaele, di mantenere quest'arco di vincolo di segretezza. L'insistenza su questa segretezza ha nel corso di questi decenni, come facile immaginare, suscitato le più varie illazioni sul contenuto delle lettere, e che inevitabilmente, illazioni che si sono concentrate inevitabilmente sulla tragedia che aveva colpito la famiglia, l'assassinio del padre di Giovanni. Nel 2015 è scaduto il vincolo cinquantennale, e con l'assistenza della soprintendenza ai beni archivistici e bibliotecari che ha accompagnato tutto il nostro percorso di custodia e di valorizzazione di questo deposito, e quindi sono grato alla soprintendenza, in particolare alla dottoressa Diana Toccafondi, che stasera è intervenuta alla presentazione. Dicevo, con l'assistenza della soprintendenza è stata aperta la valigetta sigillata che conteneva i materiali, e da quel momento le lettere sono state rese disponibili alla consultazione degli studiosi presso il centro archivistico. La scuola normale ha poi affidato ad una studiosa di materie pascoliane, Alice Cencetti, l'analisi di questa documentazione inedita, ed oggi è scaturito il libro che presentiamo, pubblicato dalla Edizioni della Normale, d'altra parte è in circolazione da poche ore. Abbiamo perciò organizzato, sempre in collaborazione con la soprintendenza, questa giornata per presentare il libro e quindi svelarne finalmente il contenuto, togliendo l'alone di segretezza che per tanto tempo l'aveva accompagnato, ed è appunto poi l'occasione, come vedremo, per annunciare altre iniziative di studio sulla figura di Giovanni Pascoli. Ma intanto, appunto, ritorniamo al tema di stasera, alle lettere. Vorrei ricordare che era previsto un intervento del professor Alfredo Stussi, che è stato colpito ieri l'altro da una indisposizione che non gli ha consentito di partecipare a questo incontro. Mi ha peraltro chiesto di esprimere il suo rammarico per questa assenza.
Credo che da parte nostra possiamo esprimergli i più vivi auguri per un pronto ristabilimento, ma credo che ugualmente questo incontro risulterà interessante per una prima indagine sul contenuto di questo cospicuo deposito di documentazione sulla figura di Pascoli. E ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, in primo luogo la dottoressa Diana Toccafondi, direttrice della soprintendenza, il professor Marino Biondi dell'Università di Pisa, Alice Cencetti, l'autrice del libro, e comincerei la presentazione, la discussione di questa iniziativa dando subito la parola a Diana Toccafondi e ringraziandola di nuovo per la collaborazione che ha prestato alla Scuola Normale in tutto questo lungo periodo che ha accompagnato la costruzione di questo libro. Grazie mille professor Menozzi, grazie a tutto il centro archivistico, alla scuola, che è stata sempre un partner così importante in tutta questa vicenda. Io vi chiedo un attimo di pazienza, perché così volevo proporvi alcune mie piccole riflessioni prima di parlare del libro, anche se non ne parlerò dal mio angolo visuale, dall'angolo visuale di chi si occupa di documentazione, di salvaguardia, di tutela, di comunicazione degli archivi naturalmente. Abbiamo qui insegni studiosi di Pascoli e sarà loro compito, diciamo, entrare nel merito degli aspetti più di contenuto. Però tutta la vicenda dell'archivio Pascoli, diciamo sulla sua vicenda storica, ma anche la vicenda di tutela che ci ha visto così impegnati negli anni, appunto tra il 2010 fino al 2014 per la digitalizzazione, è stata un banco di prova ed è stato anche un banco di prova direi quasi epistemologico, se mi passate il termine, di tutta la nostra disciplina. Per cui, siccome sono alla fine del mio percorso professionale, mi permetto qualche considerazione riassuntiva, insomma, no? Per cui vi infliggo alcune di queste mie considerazioni. Devo dire che appunto durante tutto questo lungo percorso professionale, durante 40 anni negli archivi, ho incontrato le più diverse declinazioni, come potete immaginare, di tracce documentarie, di memoria, insomma, da quelle istituzionali a quelle private, insomma, tutte le tipologie possibili. Se dovessi disegnare un arco semantico segnato da due estremi in cui appunto si collocano tutte queste tipologie, mi piace pensare appunto a questo arco fatto da due direi quasi da due spirali che si avvolgono tra loro, come se fosse la spirale del DNA. Da un lato, una spirale è rappresentata dal problema, e quindi dagli archivi che rappresentano questo problema, tutto moderno e contemporaneo, della necessaria tracciabilità della vita, dell'esistenza, cioè quella tracciabilità che è garanzia poi della nostra esistenza, dei nostri diritti, insieme anche codice semantico di inclusione: chi è iscritto è incluso, chi ha qualcosa da un documento esiste, chi non ce l'ha non esiste, quindi è elemento di inclusione, ma allo stesso modo naturalmente, per tutte le antinomie che si portano questi aspetti, è anche di esclusione. Vediamo oggi purtroppo le tragedie di chi non può provare la propria esistenza o non ha i documenti necessari per essere accolto, accettato. E quindi diciamo è anche questo, in questo senso il documento in genere va a creare una costellazione, una sorta, permettetemi di chiamarlo, di genere letterario in cui burocraticamente si esprime la vita, un linguaggio, un codice in cui si esprime l'appartenenza a un gruppo sociale, la rispettabilità, termine
che non a caso uso qui, e Alice sa perché, perché lo troviamo tanto ripetuto anche nel suo libro, l'ostensibilità della vita individuale all'interno di un gruppo sociale, professionale, etnico, religioso. Maurizio Ferraris ne ha parlato molto nel suo libro che si intitola proprio Documentalità, perché è necessario lasciare tracce. Questo è un po', come dire, questa è una delle la costellazione, uno degli estremi che disegnano questo arco e questa spirale del DNA degli archivi. L'altra è il problema del deposito storico e della sua trasmissione, per cui un archivio che poi alla fine certe volte si presenta come una sorta di substrato inerte che si è depositato non sempre in modo spontaneo, perché ricordiamoci che le opere di regimazione, si potrebbe dire, il più delle volte avvengono quasi contemporaneamente alla produzione di carte. Ecco, questo deposito storico ha subito nel tempo delle trasmutazioni, ha subito trasmutazioni che ogni volta hanno reso e rendono ancora oggi necessaria un'opera di decostruzione e ricostruzione per capirlo questo deposito, ma soprattutto perché questi depositi che si offrono, che noi ci portiamo dietro, ripropongono una domanda, anzi due, ma è un'unica domanda. La prima domanda dell'unica domanda è: ma che ne sapete di noi? Questi archivi ci chiedono: che ne sapete di noi? E l'altra domanda è: ma che volete fare di noi? Questa domanda la vorrei fare anche al governo, ma lasciamo perdere. Ecco, questo è un po' l'aspetto, le due spirali che si avvolgono. Ma come vedete, in queste due spirali, io credo che tutti noi, archivisti, bibliotecari, professionisti, come li chiamano i francesi, del patrimonio culturale, storici dell'arte, archeologi e quant'altro, ma anche voi, dico voi perché appunto qui siamo in una scuola di alta formazione, storici, filosofi, letterati, dovremmo riflettere tutti insieme su cosa significa e sul concetto, sulla realtà di eredità e di erede. Ognuno di noi l'ha fatto, ognuna di queste categorie l'ha fatto, i filosofi ci hanno scritto tanto, credo sicuramente anche letterati, ma tutti insieme non l'abbiamo mai fatto, cioè nel avvolgere insieme queste due spirali non l'abbiamo fatto. Cosa significa essere eredi di qualcosa? Eccoci, qui siamo davanti a un'eredità. Non per niente il libro di Alice Cencetti comincia proprio con Storia di una donazione, che è una storia di trasmissione ereditaria, come già professor Menozzi ci ha detto, una trasmissione ereditaria che avviene all'interno di una famiglia, perché è lì il nucleo. Poi la storia di famiglia è la storia di questo archivio, e quando dico archivio intendo tutto l'archivio Pascoli, tutto il patrimonio pascoliano. Quindi qui c'è un'eredità che passa di mano in mano, il fratello, la figlia del fratello, la figlia adottiva della figlia del fratello. Poi si cerca un'istituzione, a un certo punto l'eredità non trova più nella famiglia il modo di trasmettersi ulteriormente. È storia abbastanza comune questa. Ma perché non lo trova? Perché non c'è più, a parte non c'è tante volte, non ci sono successori, ma spesso non c'è più quell'interesse, no? La famiglia non garantisce più che sia effettivamente il luogo giusto della conservazione e della messa a disposizione. Quindi si va a cercare un'istituzione. In questo caso erano state cercate anche istituzioni elettive, diciamo, San Mauro Pascoli, Barga, i due santuari pascoliani. Ambedue però non avevano offerto quelle garanzie di durata dal punto di vista della segretazione, perché la famiglia voleva che questo patrimonio fosse segretato fino al 2015. Allora, perché le due istituzioni, che sicuramente avrebbero preso volentieri, ma sicuramente questo patrimonio, però non garantivano, ma è nella natura delle istituzioni, correttamente le due istituzioni hanno detto: ma noi rappresentiamo nella nostra storia, siamo rappresentati da organi elettivi, per cui la volontà politica è ciò che ci contraddistingue, e questa volontà politica può
come dire, cambiare e non dava le garanzie. Un'istituzione, ecco qua, di lunga durata, la scuola normale in tutta questa vicenda, come dire, è una sorta di rupe che dà garanzie di durata, no? Un po' come le istituzioni religiose quasi, no? che si misurano sul lungo periodo. Beh, ecco, la scuola normale dava queste garanzie, era Pisa, la famiglia era Pisa, per cui niente di più naturale che avere questo passaggio. Bene, quindi questo sembra l'aspetto giuridico, in realtà qui dentro c'è proprio uno dei modi in cui appunto il problema dell'eredità si manifesta. Tutto questo avrebbe naturalmente, una volta arrivate allo scadere dei termini della segretazione, cioè nel 2015, qui c'è stata una felice coincidenza, perché erano proprio gli anni in cui si stava realizzando il portale pascoliano, la digitalizzazione di tutto l'archivio conservato a Castelvecchio Pascoli, che anche questo non è stato un caso, ma è stata la volontà dei tempi e anche, credo, un merito di tutti noi che abbiamo lavorato al progetto. E vorrei ricordare che questo lavoro al progetto è un lavoro veramente di tante professionalità. Certo, giustamente, e lo ringrazio, professor Menozzi citava il nostro ufficio, ma insomma, altrettanto io mi sento in dovere di ringraziare collaboratori esterni che hanno lavorato, abbiamo qui Sara Moscardini anche che ha lavorato come archivista insieme a Francesca Capetta e Alice Caramagno. Voglio ringraziare lo staff della scuola normale che ha lavorato a tutta la parte informatica in maniera egregia, e soprattutto Umberto Parrini, Maddalena Taglioli, Gianfranco Di Tota. Insomma, senza queste intelligenze non avremmo fatto massa, come critica, come si dice oggi, ma soprattutto nel momento in cui abbiamo disegnato. E poi voglio ringraziare, perdonatemi che mi blocco, ma Alice Cencetti e Marino Biondi, che sono stati i nostri pascolisti. Ma non mi piace pascoliani, è brutto sto pascolista, insomma, le nostre fasci, come diceva Bonaini, in questa storia, perché veramente l'analisi critica, archivistica, ma anche critica di questa documentazione non sarebbe stata possibile senza il loro supporto, il loro aiuto concreto, insomma, proprio sui documenti. Bene, detto questo, dicevo che nel momento in cui abbiamo disegnato questo percorso del portale, questo percorso già era accogliente rispetto ad altri depositi. Devo dire che io ignoravo l'esistenza di questo deposito presso la scuola normale, e fu proprio in una delle prime riunioni, Alice si ricorderà, c'era proprio il professor Stussi che disse: ma veramente alla normale abbiamo questa cosa? Per cui, bene, intanto abbiamo lavorato al materiale di Castelvecchio. Quando siamo arrivati allo scadere del credo che possiate vedere anche le immagini, ho portato qualche immagine di quando abbiamo aperto la valigia, era il 24 marzo del 2015, il professor Menozzi, il professor Ciociola, eravamo nella sala sotto, nella sala del, ecco qua, questa era la valigia, eccola. È stato molto emozionante, devo dire, anche se poi sì, purtroppo sono fatte con un telefonino, non è un granché come documento, ma insomma, per far vedere con che cura era stata segretata tutta questa cosa. Addirittura la chiusura della valigia era stata ceralaccata in modo che non potesse essere manomessa. Bene, quando abbiamo fatto questa operazione, abbiamo detto: bene, tutto questo naturalmente nel portale deve già andare a rifluire. Poi dopo Maddalena Taglioli sicuramente ci farà vedere di che cosa si tratta, e appunto ci farà vedere che le lettere sono già in linea fin da oggi. Ecco, però torniamo agli eredi, torniamo a questo discorso degli eredi. Noi siamo, dicevo, davanti a un'eredità, questa che vediamo qui desegretata, ma c'è una grande eredità che è tutto il patrimonio pascoliano, che è a Barga, a Castelvecchio in particolare, su cui abbiamo lavorato, di cui appunto è erede il comune di Barga, c'è San Mauro Pascoli con un'altra eredità, insomma ci sono, e poi c'è l'eredità che a tutti appartiene di una poesia, di un poeta che ha disegnato la poesia italiana,
le immagini della poesia italiana, che cioè, ci ha formato fin da piccoli, sulla cui musica, vorrei dire, quasi ci siamo tutti quanti, cresciuti. Quindi noi siamo su questa linea e noi stessi poi dovremo consegnare questa eredità a qualcun altro. Ecco, questo aspetto è un aspetto importante, fondamentale, è stato fondamentale riflettere, perché no, io vi posso assicurare che negli anni in cui abbiamo lavorato, tutte queste persone hanno lavorato intorno all'archivio Pascoli, quindi alla digitalizzazione dell'archivio che sta a Castelvecchio, non c'è stato giorno che non ci siamo confrontati con il problema dell'erede. Ma in che modo? Perché? Perché noi ci sentivamo eredi non solo, ma perché noi avevamo un patrimonio che ci era stato trasmesso, in cui Pascoli aveva disegnato, come scrive giustamente Alice, Pascoli è l'impresario di se stesso, disegna la sua immagine, quindi quelle carte, in quelle carte c'era tanto di volontario, ma anche tanto di involontario, che noi potevamo vedere, e poi c'era il grande filtro di Maria, che faceva, condizionava, addirittura il termine condizionare è un termine proprio archivistico, significa mettere nei faldoni, ma li condizionava proprio fisicamente, ci metteva le fascette, ci scriveva di che cosa si trattava, commentava con la sua scrittura le lettere, i carteggi, legava tutto questo in una narrazione unica, che è quella di Lungo la vita di Giovanni Pascoli, cioè la biografia, autobiografia memorialistica, come anche questi sono termini che giustamente nel libro si utilizzano per disegnare questo tracciato che Maria fa. Quindi in questo deposito documentario, ripeto, ne parlo come un corpus unico, Castelvecchio, così come ciò che sta qui oggi, realtà, immagine e rappresentazione di nuovo si avvolgono come delle spirali, continuamente. Quindi si potrebbe dire che qui dentro, ecco la riflessione ulteriore che la lettura del libro di Alice Cencetti mi ha suscitato, è stato proprio questo, che se vogliamo la coppia, chiamiamola così, antinomica, classica, realtà-rappresentazione, in tutte le sue declinazioni, come quella tra racconto storico e racconto letterario, in questo caso, in questa storia, si frammenta fino a farci perdere i punti di riferimento, fino a darci la sensazione di non sapere più in quale paese stiamo attraversando, quale sia la mappa da seguire. La domanda che mi sono posta leggendo, ma le parole le prendo di nuovo dal libro di Alice Cencetti, è questa: ma qual è il patto implicito che lega lo scrittore o gli scrittori, cioè tutti coloro che hanno trasmesso questo patrimonio e lo hanno elaborato fino a farne scrittura biografica e autobiografica, qual è il patto che lega loro e noi, i lettori di tutto questo? Non è un patto chiaro, non è assolutamente un patto chiaro come quello tra il romanziere e il suo lettore, non è un patto chiaro. Paul Ricard scrive: per tutto il tempo che ci si mantenne sul piano dei generi letterari costituiti, non è ammissibile la confusione, perlomeno in via di principio, tra le due specie di racconti, cioè tra il racconto, diciamo, di finzione e il racconto storico. In realtà e realtà vengono ritenute come modalità essenziali eterogenee. L'intenzionalità storica implica che le costruzioni dello storico abbiano l'ambizione di essere ricostruzioni più o meno vicine a ciò che un giorno fu reale. Tuttavia, a onta della distinzione di principio fra passato reale e finzione irreale, un trattamento dialettico di questa dicotomia è imposto dal fatto dell'incrociarsi degli effetti esercitati da finzioni e racconti tra virgolette veri, che si incrociano, si mischiano, si fecondano l'un l'altro, si inquinano anche l'un l'altro, fino a costruire un mondo del testo con cui noi ci dobbiamo confrontare, che è un mondo ibrido. Ecco, questo è l'archivio Pascoli, un mondo ibrido, un grande testo ibrido, nel quale
questo punto, però, del quale a questo punto cominciamo a avere anche tanti punti di riferimento a disegnare. Dobbiamo disegnarla questa mappa per forza, altrimenti ci perdiamo. Il libro di Alice Cencetti è veramente un grande, grande esempio di come ci si può muovere facendo, raccontando, ma nello stesso tempo andando in profondità fino a scavare quasi nella carne viva dei protagonisti di questa vicenda, ricomponendo in parte anche appunto questo grande racconto fatto tra reale e irreale, tra costruzione dell'immagine e dato documentario. Che non è detto sia sempre reale, neanche quello, sia ben chiaro, lo sappiamo, che il dato documentario poi va, insomma, confrontato, incrociato con altri dati, insomma, no, non siamo mai certi. Le lettere di Raffaele hanno, le lettere a Raffaele, scusate, di Giovanni Pascoli, hanno intanto un merito grandissimo, e il libro di Alice lo mette in risalto in maniera magistrale. Ripristina un dialogo laddove c'era un monologo, avevamo solo le lettere di Raffaele nell'archivio di Castelvecchio, ora abbiamo il pendant delle lettere di Giovanni al fratello ed è l'unico colloquio tra maschi in casa Pascoli, finalmente si parlano tra maschi. Questo preponderante universo femminile, questo erinnico universo femminile, perché queste due donne sono delle erinni, sono delle pizie, sono delle medee, sono tutto ciò che ci si può pensare delle figure classiche, diciamo, che terrorizzano alla fine gli uomini, e li ricattano in qualche misura, anche li manipolano, però a loro volta sono grandi, di una grandezza tragica a loro volta, insomma, queste donne, non dobbiamo dare giudizi. Ecco, in questo caso qui finalmente abbiamo due uomini che si parlano, fratelli che si vogliono molto bene, che hanno condiviso gli anni di Urbino, gli anni di Bologna, hanno condiviso tanto della loro formazione. Ecco perché ho trovato veramente importante che Alice, importante nel senso che avrebbe potuto fare, come dire, una sorta di chiosa alle lettere, si sarebbe, invece no, la scelta del registro narrativo a sua volta che Alice Cencetti ha scelto è stata quella di individuare quali sono i nodi fondamentali. Lei, grande biografa di Pascoli, come ha già fatto, messo in risalto nel suo precedente volume, Pascoli, una biografia critica, bene, qui va a cercare gli snodi fondamentali. Sia dal punto di vista della storia familiare, quindi anche cronologicamente, il matrimonio di Ida e poi dopo, diciamo, prima il passaggio a Matera, ma poi gli anni di Massa, il matrimonio di Ida e Castelvecchio, insomma, diciamo, quelli che sono, sappiamo dalla biografia, gli snodi fondamentali, così come quelli che sono gli snodi fondamentali della carriera, del suo rapporto con l'Accademia, con Carducci in particolare, con il suo lavoro di insegnante. E ho trovato veramente bellissime le pagine su Pascoli insegnante, me l'hanno fatto amare ancora di più, perché è veramente, come dice, un ebreo errante nell'Accademia, un ebreo errante, e questa filologia mortifera che gli viene imposta anche dai dantisti, insomma, no? Lui è veramente una rara avis, cerca di liberarsi dai lacci di questa, della morta parola struttura, come avrebbe detto Ceronetti in altri tempi. Però io voglio concludere dicendo questo. Nell'ultima parte, il terzo capitolo di questo libro è, come Alice avverte nella premessa, la rielaborazione di due contributi. Di due contributi che lei aveva proposto in due convegni che abbiamo fatto proprio durante gli anni, i tre anni in totale, in cui abbiamo appunto iniziato e portato a termine il progetto pascoliano di Barga. Il convegno del 19 dicembre 2012, che si chiamava L'archivio Pascoli nell'età digitale, un cantiere aperto, eravamo a un terzo dell'opera in quel caso, il 23 gennaio 2014 qui alla Scuola Normale, quando si inaugurò il portale e si fu una bella festa e si intitolò il convegno esattamente come lo stesso titolo che ha il portale e che è frutto della bella fantasia di Alice, che è Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte, l'archivio in rete. Ecco, in questi due contributi
Questi due contributi sono due contributi che riguardano in particolare la biografia delle biografie, cioè lungo la vita di Giovanni Pascoli di Maria, che tanto ci ha dato da fare, perché oltre al fatto che l'abbiamo messa tutta in rete, ora è tutta consultabile nel manoscritto originale, e quindi finalmente anche questo è un vulnus e viene sanato, perché fino ad ora solo l'edizione Mondadori del 61 avevamo, con tutte i tagli e le ricomposizioni di Vicinelli, eccetera. Poi dopo si vedrà che non era solo di Vicinelli tutto questo. Però ecco, quello che era importante era riflettere su questo elemento così raffinato, se vogliamo, sottile, del rapporto tra biografia e autobiografia nell'archivio e nella trasmissione del patrimonio pascoliano. Ecco, giustamente questo è diventato il terzo capitolo, perché qui, intanto, perché ci fu una scoperta importante fatta grazie a un altro archivio, quello della Fondazione Mondadori, da cui appunto Alice ha trovato la conferma di quanto la rielaborazione finale del Lungo la vita di Giovanni Pascoli è di Moretti e non tanto di Vicinelli, e quindi diciamo il ruolo di Moretti assume tutta un'altra configurazione, ma soprattutto qui veramente, secondo me, ma diciamo lo dico dal mio punto di vista appunto di appassionata di analisi del documento e del portato contenutistico dei documenti nella loro sfaccettature, quindi anche negli aspetti più complessi, nell'andare a analizzare una biografia di biografie, perché poi questo è lungo la vita di Giovanni Pascoli, che una biografia che ha a sua volta una biografia, perché ha avuto una storia, perché hanno avuto una storia editoriale importante e anche complicata, che viene qui completamente ricostruita. Bene, e qui veramente si mette alla prova la capacità, direi anche l'acribia anche di chi lavora con questi materiali e non si ferma appunto alla superficie. Devo dire che proprio nell'introduzione di questa terza parte Alice Cencetti cita Garboli, dicendo di nuovo, e non poteva non essere detto, quanto in Pascoli fosse sia importante il rapporto tra vita e opere. Cita Garboli però dicendo che Garboli tutto sommato alla fine, se ho capito bene, trova in Pascoli la conferma che c'è un isomorfismo tra questi due aspetti. Ma mi sono chiesta se c'è un isomorfismo tra vita e archivio. Io direi di no. Non c'è questo isomorfismo, forse neanche tra vita e opere, se mi permette Garboli, con tutto il rispetto. Ma forse in questo rapporto, in qualche misura l'archivio, ne parlo di archivio anche in modo metaforico, non solo l'archivio come insieme di carte, ma come dire il deposito in cui poi noi ritroviamo traccia dell'esistenza, della vita, della poesia in questo caso, è forse una sorta di termine medio, non sempre affidabile, ma è un termine medio tra questa realtà e poesia, quindi tra vita e poesia. Un termine medio che a saperlo lavorare forse ci aiuta a costruire, non proprio un isomorfismo che probabilmente non c'è, ma a capire quanto è dialettica, come dice Riccardo Cisia, tra questi due aspetti, insomma, no? Come il codice con cui si esprime l'immagine, con cui l'autore in questo caso ha espresso l'immagine di sé nel proprio archivio, sia anche un codice particolare che ha una sua verità e che va capita, che non è ascrivibile solo a lui, probabilmente, ma è una sua verità. Tra l'altro questo termine verità compare pochissimo all'interno del volume, ma ha colpito tanto, Alice, un passaggio di una lettera che tu citi, l'ho messa qui perché è una lettera dopo il fidanzamento sfumato con Vitali, di Ida, si sta parlando di Ida, ci sono queste lettere appunto del 92, in cui lui dice: io vorrei avere la famiglia un poco più atta a seguirmi nella via e nella vita. Anzi, prima dici: io sono Cristo. No, paragona, perché questo aspetto sacrificale che è potentissimo dentro queste lettere. Poi prosegue: io vorrei avere la famiglia un poco più atta a seguirmi nella via e nella vita, e vedresti, io sono Cristo, nella via e nella vita non c'è la verità.
la via e la vita, non la verità. Perché la verità è sempre più sfuggente in tutto questo. È una verità di cui probabilmente fin dall'inizio lui si rende conto che è ormai una costruzione, fin da quando purtroppo ha deciso di assumere su di sé il carico di questa cosa. Però questa è contro la sua verità, la verità di se stessa. Ed è, questa è la tragedia di Pascoli. Ecco, la tragedia di Pascoli, qui ci troviamo squadernata in carte che sono, io credo, uno dei più belli, scusate, in 40 anni di lavoro non ho visti, ma questo, uno dei più belli archivi che abbia mai visto, proprio anche per l'aspetto, è stato bellissimo anche riprodurlo in immagini, proprio per questa fantasia estrema anche del documento, della scrittura, su questo già abbiamo detto anche quando si presentò, di questa creazione che quasi si vede squadernata dentro nella scrittura. Però chiudo su questo e ripeto, ci troviamo di fronte a un substrato, un archivio, un altro, ora a questo punto un altro archivio che confluisce come un fiume dentro questo, che si integra, ma insieme anche a un archivio di un archivio, ecco il racconto autobiografico, a una storia di questo racconto, a una fonte quindi che dialoga e che all'interno di se stesso, quindi dobbiamo tendere molto l'orecchio per ascoltare questo dialogo, per non perderci anche le voci un pochino più lontane e ognuna di queste voci, ognuna di queste scansioni ha diritto, dignità di essere raccontata poi, ecco la funzione della critica. Su questo, sulla la critica pascoliana, su questo tu citavi, mi sembra, Serra, Cecchi, dice ma laddove me lo sono, se no, l'uomo non piaceva, cioè Pascoli, non trovava consensi neppure la sua poesia. Questo vale anche per Croce. Cioè questo va, esatto, questo è veramente, cioè un'ipoteca terribile questo, no? Laddove l'uomo non piace, anche la sua, si può ribaltare anche questo, laddove per qualche motivo di impostazione magari di gusto estetico non mi piace la poesia, dico che quell'uomo non vale una lira, è un omuncolo, non valeva, ma guarda là uno si è fatto comandare tutta la vita da queste sorelle. Vabbè, no, non è questo, cioè la tragedia di una poesia altissima, quella di Pascoli, è anche questa, forse di aver avuto appunto anche una storia critica, ma su questo non è materia mia. E su questo chiudo e dicendo di nuovo, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato a questo aspetto e dicendo anche un'altra cosa, abbiamo fatto il portale è a disposizione di tutti, gli studiosi lo possono usare, ma come mi trovo spesso a ripetere, quando facciamo queste operazioni, se non gli creiamo intorno un bacino di iniziative, di volontà, di studi, di ricerche, di incentivi alla ricerca, di incentivi a ripristinare quel circolo virtuoso, come dicevano gli antichi, tra mneme e anamnesis, cioè tra memoria e richiamare a mente, beh, insomma, non si è fatto niente. Quindi, ecco, è importante, questo credo che veramente, di nuovo, ecco, chiudo sugli eredi, di oggi, la Scuola Normale, la Fondazione Pascoli di Castelvecchio che ha preso il compito, gli è stato affidato dal Comune di Barga il compito di, come dire, di creare proprio questo intorno a questo patrimonio anche una vivacità di iniziative, beh, insomma, questo è una funzione importante che deve lanciare verso il futuro questa eredità. Vi ringrazio. Ecco, grazie alla dottoressa Toccafondi per questa appassionata illustrazione dei rapporti tra le carte pascoliane e gli studi su Giovanni Pascoli. Raccolgo una delle sue tante insistenze sull'apporto che viene dal gruppo di documentazione su cui ci concentriamo, dal gruppo di missive su cui ci concentriamo stasera, per ricordare che la dimensione maschile da queste lettere, la dimensione maschile della famiglia Pascoli viene certamente restituita, anche perché sullo sfondo compare il terzo fratello, di cui solitamente non si parla, e cioè Giuseppe Pascoli, la cui
presenza è una presenza assenza, ma che gioca anche nella sua assenza, mi pare, un ruolo decisivo per aiutarci a entrare nella lettura di queste lettere e a vedere in esse la costruzione da parte della famiglia dei criteri di rispettabilità che consentirebbero quell'ascesa sociale a cui questo intellettuale, con tutti i suoi familiari, aspira, secondo le modalità di un'Italia che è in transizione dall'Italia agricola verso la prima industrializzazione. Insomma, ci sono vari motivi di interesse perché la questione di genere si colleghi anche alle questioni familiari e di una storia sociale della famiglia che oggi è quanto mai interessante. Dunque, grazie, grazie di nuovo. Do ora la parola a Marino Biondi per il suo intervento sul libro. Grazie. Posso vedere il libro? Grazie. Certo. Vedete. Dunque, vedete, il libro è ordine. Io navigo invece nelle pagine del mio dattilo scritto di disordine, perché il libro l'ho visto soltanto ora e ho l'impressione di uscire proprio dal caos dell'archivio, perché il libro ha anche questa finalità di dire che una certa storia sotterranea del documento, ecco, un certo retroscena è entrato in scena, ecco, ed è diventato uno spettacolo culturale attraverso tradizionalmente il libro, e che libro anche, con la sigla prestigiosa di questa scuola. E non sembri poco questo, perché una parte della bibliografia pascoliana, della bibliografia critica su questo autore, ha navigato direi in mari periferici, acque secondarie. Lo sappiamo, nel momento in cui si lavorò anche intensamente ad una ricerca di dottorato su Pascoli, per esempio nella mia università, ma fu soltanto un prelievo di sensibilità da parte dei colleghi, si riteneva che non fosse uno di quegli autori, ecco, di quei classici il cui vigore, la cui robustezza, ecco, potesse tollerare una vera e propria ricerca, tra virgolette, scientifica. C'è stata una certa sottovalutazione di Pascoli. Fin dai critici che hanno accompagnato la sua fortuna e la sua fama, subito dopo la sua morte, si può dire, Pascoli fu giubilato come un poeta delle piccole cose, dei piccoli sentimenti. Poi si scoprì che questi piccoli sentimenti erano molto torbidi, allora diventarono molto interessanti, ma rimasero poca cosa. E con gli uccellini alla finestra, con la lettura d'obbligo nelle scuole elementari, salvo poi tutti scoprire la bellezza, la profondità di un epitalamio meraviglioso come il Gelsomino notturno, allora il Pascoli, certo, il Pascoli notturno. Una piccola premessa proprio per osservare come anche il lavoro ventennale di Cesare Garboli, un critico prestigioso, abbia contribuito a ridare lustro alla statua nell'ombra di Pascoli. E osservo il prestigio di un critico molto alla page che ricadeva su un autore così molto datato, molto vecchia Italia, un'Italia proprio pascoliana, perché l'Italia di Pascoli è davvero una Italia pascoliana.
è un'Italia di famiglie non povere, decorosamente povere, piccolo borghesi, è un'Italia di figliole che si devono maritare, di doti che non si trovano. Ricordate quella frase di Olindo Guerrini, mi pare, anche lui vicino a Pascoli, insomma, di rito bolognese, che diceva: ogni volta che scrivo una novella, una poesia, penso, ma le mie parole saranno acconce a quelle fanciulle che mi leggeranno, vergini naturalmente. E Ferdinando Martini dirà ad un certo punto: e maritiamole queste fanciulle, così avremo delle lettrici per la miseria, avremo delle lettrici mature, ecco, avremo delle lettrici consapevoli, e maritiamole queste figlie di famiglia. È uno dei drammi, ovviamente, della biografia pascoliana. E qui smetto con l'ironia, perché non voglio diventare stucchevole, ma molti l'hanno interpretata in questo modo, insomma, si sono divertiti, hanno giocato con le piccole disgrazie, ecco, della famiglia Pascoli. All'origine c'era certo una grossa sventura, c'era un assassinio, era corso del sangue, era stato uno dei tanti delitti insoluti, prima della Romagna del tempo e poi dell'Italia storica. Noi siamo sempre stati colpiti dalla fraternità che Giovanni Pascoli aveva stabilito con il figlio della prima grande vittima di mafia, il figlio del direttore generale del Banco di Sicilia, assassinato brutalmente dalla mafia, il cui figliolo aveva stabilito, Pascoli con lui, una specie di catena della solidarietà. Pascoli stabiliva sempre catene di solidarietà con i suoi simili, che erano tanto più simili a lui quanto più fossero stati toccati dalla sventura. Quindi era manzoniano in questo. La sventura toccava a tutte le creature su questa terra e le umanizzava profondamente. E aveva un'altra convinzione, che non ci fosse giustizia, non soltanto perché il delitto di famiglia era rimasto insoluto e aveva consentito a lui e agli altri membri della famiglia, fra i quali l'abietto, tra virgolette, nomade, fratello Giuseppe, in arte Paglierani, questo eretico degli effetti di famiglia, capace di gesti anche eclatanti, come un rito matrimoniale su una tomba, cosa da dare i brividi, aveva consentito ai fratelli di sviluppare una certa intelligenza congetturale. Anzi, io definirei congetturale una parte dell'intelligenza di Giovanni Pascoli. Si è sempre mossa sul sospetto. Il metodo è stato il sospetto, è stata la diffidenza, è stato il criterio del dubbio. Ma era convinto che la giustizia su questa terra, comunque sia, e non soltanto in Italia, non ci fosse, e perché una volta che il male era stato commesso, quel male non poteva essere in alcun modo rimediato. E siccome gli mancava, come a Manzoni, la provvidenza, rimaneva il legno storto, insomma, il legno storto dell'umanità. E qui entriamo in un pascolismo molto più
molto più complesso, molto più ricco di sfaccettature, insomma, meno ironizzabile. C'è una pagina del lavoro di Alice Cencetti che anche in questo libro, Il fratello ritrovato, si riconferma biografa, non la biografa, ma certamente una delle più attrezzate, documentate e anche appassionate, perché occorre passione oltre che documenti, biografe di Giovanni Pascoli. Si riconferma biografa perché narrare l'archivio, questo libro è una narrazione dell'archivio, ovvero sia è una trasformazione attraverso lo strumento della prosa e attraverso lo strumento di quella prosa responsabile che è la prosa critica, non quella che così si perde nella romanzeria o nelle ipotesi gratuite o nelle ipotesi scandalistiche di un certo tipo di bibliografia psicologica di Ione Scampi psicanalitica. Narra una biografia, anche questa è una biografia, che si somma, chiedo proprio ora, credo, che si somma e si moltiplica alle precedenti e naturalmente conferma che cosa? Conferma che le biografie come genere letterario sugli autori moderni, sugli autori contemporanei, sono effettivamente delle opere in progress, sono dei lavori in progress. Se Alice Cencetti avesse dovuto scrivere oggi la biografia che aveva impostato nel 2005, 10 o 12 anni fa, e portata a termine nel 2009, sicuramente avrebbe arricchito quella biografia, perché ogni nuovo carteggio, vorrei dire ogni lettera è importante, ogni documento è importante, ma quando c'è un carteggio organico di questa natura, il carteggio entra nella configurazione, nel paesaggio di una biografia e la ridisegna completamente. E ci sono le biografie dei grandi autori, fra le quali appunto piaccia o non piaccia, c'è anche Giovanni Pascoli, che si riscrivono ad ogni generazione. Non a caso Alice Cencetti, che quando parla di corrispettivi metodologici e di colleghi mira alto, giustamente, come diceva quello scrittore torinese Italo Calvino, se si hanno delle ambizioni, è meglio averle molto grandi, tanto che cosa ci si rimette. Ecco, un suo modello di biografia è Yves Tadier, il professore all'École Normale di Parigi e biografo di Marcel Proust. Nella biografia di Marcel Proust, uscita dopo che Tadier aveva fatto un lavoro meraviglioso, insomma, oltre che certosino, di difficoltà veramente grande, Alice è una prustologa di vaglia, è andata oltre le prime 200 pagine della recherche, ecco, tanto per essere chiari, perché quelle sono le colonne d'Ercole. Si ispira proprio a Tadier. Tadier decide di scrivere dopo Painter, anche se è molto diversa, insomma, la biografia di Tadier negli anni 90. Perché? Perché ci sono nuovi carteggi. In quel caso c'è un carteggio importantissimo di un amico del cuore di Marcel, Reinaldo Anna, e quindi questo carteggio entra nella struttura della biografia e, ripeto, la ridisegna, perché ridisegna le proporzioni, i punti di vista. E la stessa cosa accade in questo libro, in questo supplemento organico di biografia. Il carteggio, appunto, il carteggio con il fratello Raffaele, un carteggio che copre
gli anni fondamentali, che sono gli anni della vita di Pascoli, nel momento in cui Pascoli esce dalla clandestinità bolognese, quel famoso novennio di cui si erano perse le tracce, e la biografia storica contemporanea lo ha giustamente recuperato con degli studi importanti di Elisabetta Graziosi, a cui si è assimilata anche in parte la biografia di Alice, dal 1882, cioè da quando Pascoli si laurea in letteratura greca, si affilia alla loggia massonica a una loggia massonica di Bologna, e parte per Matera. Ho sottolineato un altro punto importante, l'affiliazione massonica di Pascoli, anche se poi di questa massoneria e della sua affiliazione, di questa sua fraternità, si finisce per perdere le tracce, o lui ci fa perdere le tracce, perché si rappresenta sempre come un povero diavolo, prima professorucolo nei licei, poi professore universitario, ma senza quel prestigio, vuoi di materia, vuoi di disciplina, vuoi di sede, che costituisce sicuramente una tonalità della biografia, e della biografia in questo caso non sentimentale ma professionale, di Pascoli: la querimonia, diciamolo anche, il pianisteo. E con Alice, sapendo di questa ovviamente filiazione massonica, e sapendo che i fratelli, di cui in Italia si fa un gran parlare, ecco, e quindi è materia del giorno, sto parlando proprio di attualità, i fratelli sono presenti ai fratelli, ecco, questa massoneria in ombra, questa massoneria coperta, coperta anche dalla biografia di Mariù, che aveva le sue ragioni ideologiche di cattolica integralista per dimenticare questa affiliazione massonica. Ma insomma, ci siamo detti che molte cose Giovanni non le racconta o non ce le racconta, perché quel rapporto è un rapporto di forza nella debole vita dell'orfano, e tanto che questo debole orfano si rapporta direttamente, ciò che sarebbe per noi oggi assolutamente incomprensibile e inconcepibile, con i ministri della monarchia. Vuoi perché alcuni dei ministri vengono dalla terra natale di Pascoli, vuoi perché ci sia una affinità in qualche modo di ideale, vuoi perché ci sia una fraternità massonica. Questo rimane un po' fuori dall'argomento, mentre la biografia, appunto, aggiunta, diciamo, le lettere di Raffaele, fanno luce, portano nuovo lume su che cosa? Su il punto essenziale della biografia dei sentimenti, o della biografia della formazione sentimentale e della formazione come uomo di Giovanni Pascoli. Il rapporto con le sorelle. Sappiamo che anche Garboli ne ha fatto una specie di romanzo critico nella sua ricostruzione della biografia, osservando per esempio che i morti nella poesia pascoliana sono una scoperta, cioè sono una scoperta più tardiva, i morti non entrano subito nell'area concettuale e nel mondo visionario di Pascoli. Il giovane Pascoli ha le caratteristiche di un giovane, ha l'istinto, le pulsioni amatorie di un giovane, è ricco di speranze, di energia. Sottolineo anche che ha un bel fisico, si piace come uomo, quanto più si dispiacerà come vecchio, vedendosi deperire, vedendosi ingrassare,
vedendo questa epa, ecco, che si gonfia e si fa orrore, ecco, nel rispecchiarsi vede proprio la fine, ecco, la fine delle speranze nella decrepitezza, nella gravità, ecco, del corpo. Ora, è stato giustamente detto, non finalmente sono due uomini che parlano, dopo che è troppo parlare, troppo carteggiare di Pascoli, troppe confidenze pascoliane sono state un po' rifuse, corrette, edulcorate, rettificate, censurate dal fattore, dal fattore femminile del nido. Il fattore M, che è stato un fattore dominante, anche per l'intelligenza di Mariù, un'intelligenza che in altra sede è stata definita giustamente una intelligenza strategica. Ecco, si dice che dietro un grand'uomo ci sia una grande donna, ora in questo caso bisognerebbe aggiustare molte cose, però c'è anche una donna di un grande rilievo, di una grande personalità. Quello che si ammira in Maria è proprio la capacità proprio strategica di disegnare prima del 1912 la biografia, sapendo che la biografia è il disegno geometrico postumo che si applica al caos, al pasticcio, alla confusione della vita. La vita è un archivio disordinato, è un archivio folle, e la vita del Pascoli in certi momenti veramente trasmette, ecco, questo senso, questa vena, ecco, di follia. C'è una corda, ecco, c'è una corda pazza. Una biografia, anche il diritto di scrutare queste forme che potrebbero mettere a disagio una biografia di tipo idealistico, ma il biografo, nel momento in cui fa il mestiere del biografo, sa che la biografia è fatta anche di pedinamenti. La biografia è un po' come la filologia, se mi passate un po' l'immagine, è un po' il servizio segreto della letteratura, no? C'è un servizio che si occupa delle cose nascoste, della vita. Dopo questa lettura, ne abbiamo parlato a lungo con Alice, con cui ci scambiamo spesso dei lunghi pensamenti intorno a Pascoli e alla dimensione Pascoli, abbiamo la sensazione, poi saranno i colleghi a dire se è sensata, che con questo libro, con questo nuovo archivio, ecco, che entra a far parte della biografia, la biografia io credo che la si possa considerare quasi chiusa. Io auspicherei una valutazione di Cassazione, cioè un'ultima valutazione. Sì, ci potranno anche essere dei documenti, ma con questo la biografia di Pascoli è accertata anche nei suoi piccoli grandi drammi quotidiani. Allora, il nido. Il nido è inizialmente la scoperta di un giovane uomo che ha vissuto la fame, ha vissuto la solitudine, ha vissuto il carcere nel novennio bolognese, ha vissuto la solidarietà politica, però ha vissuto anche molto la solitudine, perché la solidarietà politica poi lo ha lasciato solo. E poi non c'è niente di più facoltativo di certe amicizie, ci sono e poi non ci sono più. Allora, la scoperta invece che esiste, per così dire, la voce del sangue, in due fanciulle che descrive come belle rose, ecco, belle rubiconde, è proprio entusiasta di avere trovato questi due corpi giovani, senza nessuna morbosità, ecco, senza nessuna tentazione di tipo incestuoso, e che hanno il suo stesso sangue con cui poter vivere, con cui poter convivere, con cui poter vivere una vita migliore,
sicuramente migliore di quella che ha vissuto con gli anarchici e lo ha portato alla galera. Non è solo questo, perché rimane un anarchico, un socialista, e rimane un uomo che difende fino alla fine i diritti dei poveri ed è sempre dalla loro parte. Dall'altra parte Amatera, uno di quegli eroici professori italiani che hanno fatto veramente la pubblica istruzione in Italia, che sono andati in giro a insegnare come insegnava lui, nel suo modo anche, nella sua modalità, le lettere classiche in un liceo, per quanto molto prestigioso, come l'Emanuele Dumi di Matera, per raggiungere il quale doveva fare un viaggio che oggi metterebbe in crisi qualunque docente dovesse raggiungere quella plaga lontanissima che lo metteva di fronte alla incompiutezza, per così dire, alla difficoltà di parlare di un'Italia unita, e si lasciava andare a un'espressione tipica di una certa trivialità politica dei romagnoli: ma questa è Africa, quante volte l'ho sentito dalle nostre parti, no? Ma quella è Africa, era Italia, sì, era l'Italia africana, non l'impero, era proprio l'Italia unita. Quindi quando incontra queste ragazze, ecco, non è che abbia l'intenzione di scrivere il romanzo di famiglia, inizia a vivere con loro e poi manifesta chiaramente, perché una biografia ci fa misurare sui desideri umani, manifesta il desiderio di vivere una vita con una donna che gli dia amore, gli dia affetto, gli dia calore. Voi direte, sì, banale, è questo, è un desiderio, è il desiderio dell'uomo pascoli. È la complicazione, la terribile complicazione che a un certo punto le lettere cominciano a rivelare, la tortuosità. Maria non può essere abbandonata, c'è questa voce di Maria che è fondamentale. Ida invece manifesta abbastanza presto questa bella romagnola che Garbo, ogni volta che la incontrava, la descriveva nella sua prospera felicità corporea di sposa, no? Come diciamo in Romagna, la classica sposa di Romagna. A un certo punto anche lei manifesta il desiderio di uscire da tutta quella tristezza. Ora, il carteggio con un fratello maschio, ecco, rivela che Pascoli non è vero che è legato a Ida così come si è immaginato. È stato legato alle sorelle, poi ha visto che la cosa non teneva. In un certo senso, per la contraddizione che non consentiva a una struttura trifamiliare è come quella di reggere. Ed ecco che la vecchiaia, la decrepitezza, gli si è rivelata come rassegnazione. Ecco, se ha una colpa Pascoli, che si è sempre rimproverato, è questo di essersi rassegnato quasi troppo in fretta a che cosa? Alla infelicità. Si è rassegnato ad essere infelice. E la vita è questa, si è rassegnato fin troppo presto e lo rivela nelle lettere a Falino. Falino, va detto, non soltanto è un fratello maschio, ma è un fratello maschio che sta nella norma, diciamo così, perché il fratello maschio Pagliarani abbiamo visto che esula dalla norma. Le sorelle, Mariù ha caratteristiche molto peculiari, Mariù ha individuato in Giovanni l'altro elemento di un binomio indissolubile, e non c'è parola, non c'è, ogni volta che fa il suo verso Mariù è per trattenere, è per consolidare e magari per favorire la espulsione di Ida. Raffaele è un uomo, torno a usare questo aggettivo, è un uomo come tanti, si è sposato, si è felicemente sposato, ha una bambina di cui è orgoglioso come padre, come marito e come padre.
Giovanni mostra un grande affetto, purché sia un affetto da lontano. Qui le lettere ci rivelano ad un certo punto in Pascoli la fisica impossibilità di condividere il suo spazio con chi che sia. A Falino vuol bene, lo stima, lo invidia, dovrebbe fare come lui, dovrebbe fare come Raffaele. Anzi, a volte riflette sul fatto che questi poveri pascoli, che sono sortiti da quell'evento delittuoso, hanno dovuto affrontare la vita e la storia in un processo evolutivo, ciascuno difficilissimo, hanno dovuto incontrare un'infinità di ostacoli. Luigi è morto, Giacomo, il piccolo padre, è morto. Raffaele ha costruito, si è costruito non un nido artificiale che poi vive soltanto in poesia, si è costruito una famiglia. Il tentativo di Pascoli va a vuoto e Pascoli ammette con Falino che è l'unico di quella congrega dei poveri pascoli sortiti, ecco, orfani dal delitto, ad avere avuto una evoluzione e avere portato a termine appunto con la vitalità della vita, del corpo, con la procreazione anche, ecco, procreando una creatura che non fosse una creatura di carta, una vita degna di essere vissuta e capace pertanto di cancellare il delitto, che non si cancella mai, perché in Pascoli non c'è la possibilità di sostituire, di supplire, ecco, la vita che è stata con un'altra vita, è sempre un'approssimazione difettiva. Ripeto, purché questa gente stia lontano. Qui ci sono delle lettere capolavori di una mentalità che è talmente tortuosa, ecco, che non può non interessare un letterato, perché anche la lettera più meno letterariamente interessante è comunque interessante dal punto di vista del linguaggio, delle ambivalenze, delle ambiguità. Falino vuole conoscere, vuole che la famiglia Pascoli conosca la figliola, che nel frattempo è quasi da maritare anche lei. Sono passati 18 anni, Pascoli non l'ha mai vista in 18 anni, l'ha sempre tenuta lontana. Che capolavoro anche di capacità di tenere lontano gli altri con le parole. E siccome Falino ha potuto verificare che la fama del fratello lo porterà a parlare di Giosuè Carducci, dove? A Marina di a Pietrasanta, lo vuole raggiungere a Pietrasanta. C'è una lettera degna di Talleyrand perché non si scateni un conflitto, ecco, perché stia dove stia, ecco, perché non vada. E le ragioni sono molteplici. E qui si torna anche, perché quando si parla di queste infelicità, si torna anche un po' a sorridere. Ecco, vado a concludere, perché appunto questo saggio biografico che analizza compiutamente questo percorso poi vuole tirare anche certe conseguenze, no? il ritratto a tutto tondo, un po' secondo l'intuizione di Serra, che dopo aver letto, riletto la poesia pascoliana si chiede: ma chi è costui? Perché ne avverte il mistero, ne avverte la complessità, avverte anche il mistero di quel suo bilinguismo latino, di quella profondità di classico che vive dentro di lui, un patrimonio davvero, un patrimonio di secoli che può vivere anche dentro un uomo che ha molti momenti di pover'uomo, come sono tanti i pover'uomini. E quindi Serra si diceva bisogna evocarlo e vedere com'è, ecco, come se si presentasse fisicamente, lo voglio vedere, sì certo, lo voglio vedere in volto. E gli si manifestava. Gli si manifestava una specie di fattore romagnolo, un contadino appesantito, brunito di sole, ma un contadino che avesse dentro
le georgiche e la lingua di Virgilio. Ecco questo miracolo. E invece il ritratto di Alice è il ritratto di un uomo vinto, ecco, di un uomo vinto, e ricorre alla penna di Verga. L'infelicità che viene descritta come appunto l'infelicità dei vinti, dei vinti dalla vita, un po' come la storia, scrive Alice, la scrivono i vincitori, così la felicità è una calamita che per rispecchiamento o emulazione attira a sé l'interesse e il benvolere altrui, per cui le persone felici hanno tutti al loro fianco. L'infelicità invece è repellente, è respingente, nessuno è attratto da un essere infelice. Gli infelici sono destinati a restare soli. Alcuni critici hanno detto che ci si avvicina al continente pascoli con disagio, perché ci si avvicina a una terra e a una casa della infelicità. E concludo, proprio gli ultimi minuti, e sarò estremamente rigoroso nel dire che il libro si compone anche di altre parti, ma ho preferito fare una selezione perché mi ha consentito di approfondire, mi auguro, insomma, il versante proprio della biografia. Ma il libro si compone di altri due elementi che entrano poi nella storia di Pascoli. Uno, che è stato affrontato con documentazione ricca e con giudizio attento e lucido. In che cosa consisteva la docenza di Pascoli, cioè il Pascoli insegnante, il Pascoli professore prima di liceo e poi professore universitario, in seguito anche a studi recenti che hanno sottolineato la professionalità del Pascoli docente. Questo aprirebbe veramente un'altra strada. Da questo capitolo però possiamo tranquillamente dedurre che Pascoli fu Pascoli sempre e comunque, pascolizzò anche la docenza, pur essendo di scuola carducciana. Ma ci siamo chiesti in che cosa poi l'impronta di Carducci fosse così nitida in lui, e non sappiamo come ritrovarlo. Qui i risentimenti carducciani sono sicuramente più dei sentimenti, e addirittura arrivano a punti veramente anche spiacevoli, insomma, di dichiarazione di distanza, di estraneità, di odio. Un parricidio, ma insomma, parola troppo facile e troppo abusata, all'insegna comunque della costruzione di un sé. Ecco, uno psicanalista serio potrebbe dire che la lotta di Pascoli è stata quella proprio di costruirsi in qualche modo, ecco, la fatica di costruirsi e la volontà ferma, fermissima, come uomo, come docente, come pubblicista, come polemista, di essere sempre e comunque se stesso. Tutto dipende da lui, anche le sue disgrazie, anche le sue sventure, naturalmente il suo genio. Dipende dalla eteronomia carducciana, niente dalla scuola, carducciana. Quindi la solitudine di Pascoli, che rompe decisamente la trama, il mito della scuola bolognese, all'insegna della infedeltà. Ecco, il genio di Pascoli è proprio nella infedeltà, e tutti i geni, ecco, sono infedeli, e Pascoli lo è nel nome del suo presunto maestro Pascoli, e lo è nel nome anche di tutta una tradizione accademica italiana, nella sua totale estraneità all'Accademia, al luogo
dove l'umanesimo, le lingue classiche, la cultura si insegna. Pascoli la portava dentro di sé, ecco, e la comunicava in forme allusive, a volte in forme allucinate, la comunicava alle persone soprattutto umili, ecco la preferenza per il suo uditorio di maestri, ecco, di maestri elementari dell'Università di Bologna. Forse avrebbe tremato sapendo che i suoi documenti sono scrutinati nella più prestigiosa scuola italiana. Grazie. Bene, grazie di questi criteri e di lettura della biografia pascoliana che il libro di Alice Ciancetti ci consente di poter mettere in opera. E adesso darei subito la parola ad Alice Ciancetti per le sue considerazioni sul lavoro che ha compiuto. Sì, allora, dunque, ovviamente in parte riprenderò anche alcune cose che sono state dette, però vorrei ovviamente dire qualcosa anche dell'esperienza del lavoro su questi documenti. Devo dire che ricordo ancora dove ero quando ho ricevuto la telefonata dell'apertura di questa valigetta e delle carte, insomma, e soprattutto dell'onore che in qualche modo mi veniva concesso, perché insomma vorrei anche trasmettere il fatto che per uno studioso di quest'autore ovviamente poter toccare con mano e leggere in fondo in anteprima, perché poi di questo si è trattato, questi documenti non è un onere, è in primo luogo ovviamente un onore, questo insomma ci tengo a precisarlo e a dirlo. E poi però appunto la domanda, che cosa ne facciamo, no? Di questi archivi, che farne? Cioè ovviamente si è posta un po' così la questione di come trattare questo materiale. Chiaramente essendo trattandosi di lettere, è chiaro che la prima idea era la più scontata, anche la più banale, cioè quella di fare un'edizione integrale del carteggio, con eventualmente note a piè di pagina, esplicative, eccetera. Però scelta che insomma rischiava di essere un po' pleonastica, perché poi queste lettere sarebbero comunque confluite nel portale, quindi a un certo punto visibili per tutti, leggibili per tutti. Cioè, è chiaro che l'apparato di nota è importante per la comprensione, per la corretta comprensione del documento, però insomma rischiava di essere un lavoro così ridondante. Quindi io ho poi ovviamente consultandomi con il professor Menozzi, il professor Tussi, la dottoressa Toccafondi, insomma abbiamo optato per questa altra opzione, e cioè l'idea di creare un percorso all'interno di questi documenti che desse spazio, che non fosse semplicemente un saggio su rivista, per dare spazio comunque alla citazione del documento, di modo tale che il lettore potesse leggere anche con agio o intere lettere o ampi brani di lettere, e poi per cercare di trovare, enucleare, estrapolare quelli che potessero essere veramente i fili conduttori del carteggio, perché in realtà ogni carteggio ha la sua natura, cioè i carteggi sono tutti diversi uno dall'altro, principalmente sia per il modo in cui sono scritti e anche ovviamente per gli argomenti di cui trattano. Va detta una cosa, questa non è stata detta, per cui ne colgo l'occasione. Pascoli, come già aveva detto tanti anni fa Clemente Mazzotta, non è un grande epistolografo. Cioè le lettere di Pascoli non sono lettere belle, belle inteso proprio nel senso artistico, stilistico. Cioè Pascoli, Garboli diceva giustamente, non ha mai un interesse per se stesso, cioè di introspezione di tipo petrarchesco o prustiano. Pascoli tende a parlare di sé quando entra in ballo la famiglia, se no Pascoli generalmente non parla di sé. Quindi la lettera pascoliana è, e questo direi in senso veramente generale, non riguarda solo questo carteggio, anzi questo carteggio forse direi fa quasi eccezione, usa la lettera come mezzo di comunicazione di servizio. Quindi le lettere di Pascoli sono spesso molto prosaiche, proprio
perché si occupano di questioni proprio spicce della vita quotidiana, dell'esistenza. Quindi di fronte a questo mannello, ecco, di carte che sono anche molto questo, cioè non sto a dire la quantità di lettere in cui si parla di problemi lavorativi, della carriera di Raffaele, e quindi intere paginate di parla con Tizio, parla con Caio, vedi se riesci, perché ovviamente questo fratello è importante, questo fratello ormai famoso, perché ormai famoso, veniva chiamato in ballo ogni 3x2, no? Per vedere se Raffaele riusciva ad avere anche un avanzamento di carriera, la raccomandazione vogliamo dire noi. Pascoli la definiva in un modo diverso, diceva che questo non era una raccomandazione, ma era semplicemente non cercare il bene, ma cercare di evitare il male. Quindi, come dire, laddove ci si poteva aiutare, ecco, cerchiamo di aiutarci. Allora, cosa, ecco, tirar fuori da questo? Perché ovviamente queste sono cose che interessavano la quotidianità di questi due fratelli, ma chiaramente il lettore, insomma, su questo viene poco attratto. Allora, i filoni, ecco, sono questi, cioè l'aspetto familiare con, insomma, quello che ha detto il professor Biondi, cioè cercando di ridimensionare, e io vorrei dire quasi in modo definitivo, ma non perché è un mio lavoro, ma perché queste carte sono chiare in questo, cioè questo mito del nido e questo rapporto appunto con le sorelle, a questo punto direi che quasi tranquillamente ha assunto una sistemazione definitiva, cioè certe cose non si possono più sostenere, perché i documenti parlano abbastanza chiaramente, ecco. E questo è l'aspetto, diciamo, detto molto sinteticamente, della questione familiare, perché del resto è già stata affrontata. L'altro è l'aspetto lavorativo. L'aspetto lavorativo, che è un aspetto in realtà molto più tecnico, in parte forse meno allettante, un po' più noioso se vogliamo dire, che è un aspetto che tocca anche questioni di metodologia, che riguarda i rapporti fra Pascoli e la filologia, Pascoli gli studi danteschi, la bocciatura all'Accademia dei Lincei, cioè ci sta dentro tante cose, i rapporti con Carducci, il fatto che, dicevamo prima, paradosso assoluto, cioè Pascoli che è il nome di spicco della scuola carducciana ed è colui che nega in tutto e per tutto questa scuola, cioè che la rifiuta in tutto e per tutto, per cui dire che prendere distanze dal maestro è ancora dire poco, perché in queste lettere si ribadisce una sua autonomia di formazione, di pensiero, scolastica, in cui si dice chiaramente che lui all'università non deve niente, non deve assolutamente niente, e che quello che sa è che la sua genialità la deve in parte, ovviamente, chiaro, alla natura, ma eventualmente agli scolopi di Urbino. Cioè, quando lui arriva all'università è come se non avesse più niente da imparare, e il latino e il greco non l'ha imparati da Gandino, non l'ha imparati da Pontoni, cioè queste persone, ma questo, cioè, lui ne è consapevole già in età, quando sta frequentando l'università. Quindi questi aspetti ovviamente si cerca di farli emergere appunto in quello che è il secondo capitolo del libro. L'altro aspetto, e qui mi sembra giusto, mi sembra doveroso, in parte cerco di stare ovviamente nei tempi che mi sono stati dati, è perché il vincolo di segretezza. Ecco, questo alcuni me l'hanno chiesto in questi giorni, sono contenta che nessuno l'abbia detto prima, così lo dico io, è perché ovviamente è la prima domanda che mi sono fatta anch'io. Perché in realtà alla prima lettura questo carteggio sembra molto innocuo. Poi lo è fino a un certo punto, perché sappiamo a questo punto, come dire, sveliamo anche questi arcani e questi, come dire, altarini, l'interlocutore maschio è fondamentale, per cui insomma ci sono affermazioni in un paio di punti in cui Pascoli insomma parla anche della sua vita, come dire, sentimentale e sessuale al di fuori del nucleo, del nucleo domestico e della famiglia, quindi diciamo in questo senso questo va detto, però non poteva essere solo questo, la ragione della segretezza. Allora, Garboli aveva supposto al tempo della stesura dei meridiani che si sapeva, no, dell'esistenza di questo carteggio segretato, e che quindi probabilmente, quasi sicuramente, lui è molto sicuro, lo dice quasi in modo spavaldo, no? Dice sicuramente c'è la segretezza, perché qui si parla del delitto, si tira in ballo Cacciaguerra, si fanno nomi che non si devono fare, no? E quindi in realtà in questo carteggio del delitto non si parla quasi mai, questo forse è un po' una delusione, magari uno si aspettava chissà che rivelazione, sì, qualche nome viene fatto, ma devo dire che rispetto anche alle ultime ricostruzioni non si aggiunge praticamente niente di nuovo sulla ricostruzione del delitto paterno.
Quindi dove, perché la segretezza? Ma perché la segretezza è perché è l'intimità innanzitutto di due famiglie. Cioè io trovo molto significativo che il vincolo venga da Raffaele, cioè il vincolo non viene dagli eredi dopo, cioè il vincolo viene direttamente da lui. Quindi perché direttamente da lui? Beh, perché in parte parlare di, cioè come dire, quello che riguardava Giovanni poi riguardava anche Raffaele, quindi ci sono tanti anche aspetti della vita privata di Raffaele che chiaramente qui emergono chiaramente. E poi perché in parte il parente famoso va un po' protetto anche da se stesso. Cioè Raffaele muore nel 17, quindi 5 anni dopo la morte di Pascoli, e il mito, il santino è già creato, è già costruito. Grazie a Maria, grazie al lavoro che lei sta facendo sulle carte, sulla riedizione delle poesie, eccetera. È un'immagine di sé, per questo si diceva impresario della sua immagine. A volte mi verrebbe da dire altro che D'Annunzio. Cioè, Pascoli è molto meno sprovveduto di quello che si possa pensare. È chiaro che a un certo punto l'immagine che deve passare ai posteri, perché lui ha la netta consapevolezza che lui sopravviverà, a un certo punto lo dice, Carducci non leggerà più nessuno, a me continueranno a leggermi. Devo dire che non aveva visto male, perché in effetti, insomma, se si pensa anche alla fortuna scolastica attuale, per cui veramente anche sui banchi di scuola Carducci ormai non si fa quasi più, quindi devo dire che l'aveva vista bene, e questo lo dice chiaramente al fratello. Per cui è ovvio che lui vuole che passi una certa immagine di sé. Raffaele ne è cosciente, perché poi rimane in contatto ovviamente con la sorella Maria dopo la morte di Giovanni, quindi c'è tutto anche lì uno scambio, anche questo interessante per altri aspetti, di come lavorare intorno all'illustre defunto. Quindi è chiaro che queste carte non devono essere lette, o perlomeno molto dopo, cioè addirittura non 50 anni dopo il 17, ma 50 anni dopo la morte della figlia, ecco. Quindi quando probabilmente Raffaele avrà pensato i tempi saranno più sereni, più, come dire, e soprattutto ci sarà stato un ampio margine per consolidare la beatificazione, il santino. Poi ovviamente non, come dire, chiaramente non si può fare i conti con la ritina ormai già da decenni ha cominciato a smantellare questo santino, e direi che queste lettere assestano veramente le bordate definitive, per cui il santino, cioè, non esiste assolutamente più. Quindi questo io credo fondamentalmente sia la ragione della segretezza. Ovviamente sul discorso, come dire, della definitività degli studi è un po' una cosa un po' ossimorica, lo studio e la ricerca non sono mai definitivi, altrimenti non avrebbe senso essere qui. Però ecco, devo dire che se ci si accosta a questi documenti tante cose, ecco, vengono chiarite. Dico solo una cosa e poi anch'io ovviamente mi avvio a concludere. Ida non è la donna di cui Pascoli è innamorato, nel senso anche più metaforico del termine. Ida è il fallimento della sua vita, ecco, questo vorrei che fosse, come dire, chiaro. Cioè Ida rappresenta quello per Pascoli, e la cosa impressionante di questo carteggio, devo dire, io non ho i 40 anni di frequentazione né di carteggi né di, però non mi era mai capitato, è che nell'arco cronologico tra 1882 e 1911 cambia il modo di scrivere. È difficile percepirla questa cosa in genere, ma il Pascoli dei primi anni non è lo stesso della metà e della fine. E non, e ovviamente dice, non è lo stesso, perché chiaramente sono subentrate nuove cose, altre esperienze, ma non è lo stesso proprio a livello stilistico. Cambia il modo di scrivere, e questa cosa è impressionante, perché i primi anni, fino diciamo dall'82 a Massa, quindi insomma più o meno l'85, qui vediamo ancora il Pascoli scapigliato, il Pascoli dell'anarchia bolognese, il Pascoli aggressivo, il Pascoli polemico, perché appunto Pascoli non è il poeta lagnoso, il pianisteo continuo. Cioè Pascoli aveva una vena satirica, ironica e comica fortissima, che ovviamente quando aveva bisogno non mancava di esercitare contro tutti i veri o presunti nemici che fossero. Era un bravo anche caricaturista, sapeva anche schizzare e disegnare piuttosto bene, quindi noi abbiamo, no, anche nell'archivio tanti disegni di Pascoli. E questo tono di un giovane
che però è un giovane che ha sofferto, è evidente, è un giovane che ha sofferto la miseria, un borghese declassato, che si porta appresso una serie di traumi che chiaramente qui tutti sappiamo, ma che è un giovane che è pieno di voglia di fare, di propositi, di intenti, c'è quella famosa lettera a Pio Squadrani, dice mi propongo di trovare bella la vita, lo dice appena laureato, no? Appena fresco di laurea, perché? Perché anche se sa che è dura, ma sa che c'è tanto da fare, che poi questo atteggiamento così vitale, così vivo, piano piano declina, scema, e soprattutto ovviamente poi si perde nei mesi del fidanzamento di Ida, nel matrimonio di Ida, e non perché Ida se ne va e se ne va la donna amata, ma perché Ida si porta via la sua vita, cioè si porta via l'ultima possibilità di vivere una vita diversa. Perché? Perché la rassegnazione di intraprendere una strada diversa che lui non se la sente di prendere. A quel punto ecco che entra un altro pascolo in scena, ed è il pascoli del Santino. Quindi anche con la famiglia lui in qualche modo assume questa maschera, quindi dell'orfano abbandonato, cioè, e lo fa col fratello, l'avrà saputo il fratello, no? Qual era stata la loro vita e qual era stata la loro giovinezza, ma non si contano i diminutivi, le espressioni appunto di compatimento, di commiserazione, e Maria che povera fra le povere, il cane che è disperato e anche lui sentirebbe il suicidio se potesse, cioè in questa famiglia non c'è, dove è finito quel pascoli lì? Ecco, quello si è completamente perso, quello è morto, quello non c'è più. E devo dire che questo aspetto, che non si coglie forse alla prima lettura ma alle ennesime letture, è molto impressionante, perché è quando la scrittura, cioè, davvero testimonia non solo il cambiamento di una vita, ma il declinare di un'esistenza. Devo dire che questo carteggio è impressionante sotto questo punto di vista, perché forse mai come in questo momento, mai come nella lettura di queste lettere, si può veramente ricostruire quasi giorno per giorno il nascere di un'infelicità. Perché come dice Garboli, i morti non ci sono sempre stati, Pascoli non è stato sempre lamentoso. Cioè c'è stata una fase in cui non lo era. Qualcosa poi è successo per cui l'ho diventato e per cui ha scelto che poi quello doveva essere l'immagine, come dire, futura. Concludo che era poi quella che si diceva che dava tanto fastidio a volte anche alla critica, per cui era difficile essere oggettivi a volte, perché questa presenza era una presenza molto ingombrante. E per cui io prima dicevo Croce, nel senso che effettivamente, a mio avviso, dietro la stroncatura crociana c'è anche un forte pregiudizio caratteriale, cioè di chi non sosteneva e non sopportava questo continuo piangersi addosso e questo continuo stare ai margini della vita, per paura o di soffrire ancora o di soffrire troppo. Concludo, giusto perché così dico qualcosa anche dell'ultimo capitolo, di quello che scrive, con quello che scrive appunto Marino Moretti in corrispondenza con Alberto Mondadori, che gli aveva affidato appunto l'incarico di rivedere completamente non solo il manoscritto di Maria, ma anche di sorvegliare il lavoro di Vicinelli, che quindi subisce in qualche modo l'editing di Moretti. Moretti lavora in modo molto intelligente, proponendo tagli laddove era giusto che ci fossero, dall'autografo di Maria, che ricordo è un libro a sé stante. Cioè leggere l'autografo di Maria non è come leggere Lungo la vita, sono proprio due cose completamente diverse, due esperienze completamente diverse. Ovviamente Moretti ha subito capito che andavano tagliate le parti dove appunto si indulgeva sul lamento, sul piagnisteo, sull'orfanezza, quindi dice soprattutto anche le parti dove ci sono tutte quelle lunghe sequenze di lettere alle sorelle, e dice quasi tutte le lettere alle sorelle da Siena e anche da Roma, si sta riferendo al famoso giugno del 95, cioè quello proprio dei mesi del fidanzamento di Ida, quello è proprio lo spartiacque, il momento di svolta nella vita di Pascoli, sono stucchevoli, leziosi, manierate, anche se sinceramente affettuose, diciamolo pure, sono brutte. Sopprimerle o solo in qualche luogo riassumerle. Pascoli non deve essere compatito, magari anche calunniato. Pascoli, nonostante le molte debolezze, è un grande poeta, una grande anima, ricordiamolo. Ecco. E con questo vorrei concludere. Grazie.
grazie anche di questa testimonianza diretta sulle carte e su quello che ci si può ricavare. Darei ora la parola alla direttrice del centro archivistico, Maddalena Taglioli, che ci illustra l'aggiornamento che è stato fatto del portale Pascoli attraverso l'acquisizione di questa nuova documentazione. Grazie. Forse facciamo il cambio. Allora, grazie mille. Innanzitutto vorrei ricollegarmi alle immagini che ha fatto vedere la dottoressa Toccafondi, perché nel momento di apertura di questa valigetta molto sobre, come dire, formale, la cera lacca, i sigilli del notarile, eccetera, eccetera, l'interno testimoniava una cura, un'attenzione alla documentazione incredibile. Era conservata infatti una busta di grande dimensione all'interno della quale erano inseriti 27 buste di piccole dimensioni, al cui interno c'era per l'appunto la documentazione ordinata cronologicamente da Luigia, quindi colei che aveva ricevuto da Raffaele le lettere in prima istanza, e ogni blocchetto di lettere recava una fascetta con una duplice annotazione a matita e a penna, presumibilmente di Luigia e forse di Raffaele, non è ben chiaro. Il primo intervento, a parte quello per l'appunto di una verifica puntuale in base a un elenco chiesto dalla scuola nell'atto di donazione affinché, come dire, si conoscesse almeno il contenuto di questo epistolario, e dopo la prima verifica per l'appunto gli interventi sono stati praticamente minimi o inesistenti, nel senso che il materiale è stato condizionato, quindi sono stati sostituiti i materiali non idonei alla conservazione, sono stati poi collocati all'interno di camicie apposite e il materiale è stato descritto all'interno di un sistema che è stato elaborato o che in un certo qual modo è stato realizzato grazie all'esperienza maturata durante la creazione del portale pascoliano. Il portale è stato una sorta di banco di prova sotto tutti i punti di vista, la dottoressa Toccafondi l'ha ricordato in precedenza, sia per un approccio, diciamo così, degli archivisti, tante persone che collaborano assieme da un punto di vista informatico, quindi la creazione di una struttura strettamente calibrata e vincolata per le tipologie e la struttura dell'archivio, e per la restituzione allargata di quello che non è solo l'archivio di Casa Pascoli, ma è, come dire, il patrimonio pascoliano nella sua interezza. All'interno di questo portale sono confluiti non solo i documenti, ma anche la biblioteca, gli arredi o quant'altro. Recentemente non solo, diciamo così, non solo il patrimonio della scuola è stato inserito, ma sono stati inseriti anche i nuclei di carte pascoliane non conservati a Barga. In questo caso, accanto a quello della scuola superiore, è stato inserito quanto conservato presso la Biblioteca Statale di Lucca. Ve lo faccio vedere perché, diciamo così, è stato il primo tentativo di inserire dei dati non conservati presso l'archivio pascoliano, ma che comunque sono non solo di pregio, ma sono anche di particolare rilevanza. Per chi conosce l'archivio, attraverso questo sito è possibile percorrere e vedere, visualizzare tutti i materiali, quindi archivistici, librari o quant'altro. Con le stesse caratteristiche, con la stessa impostazione, sono stati inseriti i dati del carteggio da cui la dottoressa Cencetti ha per l'appunto elaborato la pubblicazione. Accanto a una prima spiegazione relativa a quello che è per l'appunto la donazione, è possibile navigare nell'archivio vero e proprio, quindi un minimo di descrizione con le indicazioni del materiale, quindi le 27 buste con la numerazione e le indicazioni cronologiche, e poi la possibilità di avere un'indicazione su per l'appunto la consistenza, queste 389 lettere numerate da 1 a 387, perché poi sono presenti alcuni numeri bis, e poi la possibilità di scorrere nell'insieme. Quindi è possibile per l'appunto seguire attraverso la numerazione presente su ogni documento, e noi non abbiamo fatto alcun tipo di intervento perché non ci sembrava corretto intervenire in alcun modo, è possibile per l'appunto scorrere i documenti, diciamo così, completamente. Inoltre, inizialmente avevamo pensato di non inserire le fascette perché ci sembravano, come dire, una sorta di elemento ridondante, ma come ha evidenziato la dottoressa Toccafondi,
Le fascette non sono solo dei documenti originali, ma ad una certa altezza cronologica in poi, anche in questo caso, testimoniano degli interventi di ordinamento, perché è stato riportato, allo stato attuale non sono state inserite, ma insomma, il prossimo intervento sarà quello di riportare per l'appunto anche le fascette, che sono delle semplici strisce di cartone con delle annotazioni sulla numerazione e sul materiale conservato. Sulle fascette sono per l'appunto presenti delle annotazioni, in questo caso 3 aprile, la lettera da Mariù per Pietrasanta, e quindi una sorta di, come dire, di prima indicazione. La cosa interessante è che soltanto dagli inizi del Novecento ci sono queste indicazioni aggiuntive. Per chi conosce il portale Pascoli, poi gli elementi, diciamo così, sono sostanzialmente gli stessi, quindi la volontà di evidenziare quelli che sono le caratteristiche della lettera, quindi non solo la tipologia, ma anche il modo di firmarsi di Giovanni, o il modo di epitetare il fratello Raffaele, che era chiamato nei più svariati modi, non solo con Falino, Laffio, eccetera, ma anche amato, caro fratello mio, quant'altro. Però ci è sembrato un modo per restituire, diciamo così, prima istanza per l'appunto la documentazione. L'inserimento all'interno del sistema che è stato attualmente utilizzato e che noi stiamo utilizzando per le descrizioni del patrimonio archivistico del centro si è rilevato interessante, perché attraverso un sistema di indicizzazione, per l'appunto messo a punto nel sistema, abbiamo verificato la presenza anche di minimi nuclei di carteggi di Pascoli all'interno degli archivi, nel senso che non abbiamo nulla di queste dimensioni, bensì una misera e sparuta lettera del Pascoli ad Ovidio e ben 3 documenti di anni diversi ad Ancona. Siamo negli inizi del Novecento, ma che in un certo qual modo testimoniano come attraverso dei sistemi di informatizzazione, tutto sommato, è possibile per l'appunto evidenziare la ricchezza e le realtà all'interno dei singoli documenti. Il prossimo intervento che vorremmo fare per l'appunto sarà quello di inserire anche i materiali di condizionamento originale, perché ci sembrano un modo per manifestare ulteriormente la ricchezza e anche la cura che la famiglia Luigi in particolar modo ha dato alla documentazione. E se avete delle domande, curiosità sul sistema, una cosa secondo me va detta, che il sistema per l'appunto è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Archivistica, e viene distribuito gratuitamente alle istituzioni e agli enti che lo richiedano, in un certo modo. Bene, grazie. Grazie molte dell'intervento, che ci ha illustrato, direi, uno dei modi con cui si riprende l'indicazione di fondo che ci aveva dato all'inizio di questo incontro la dottoressa Toccafondi, e cioè il fatto che il lavoro di ordinamento archivistico trova significato nella misura in cui si riesce ad organizzare una valorizzazione, ancora di più una fruizione delle carte che le restituisca al più vasto pubblico possibile. Mi pare che questa sia una delle testimonianze più evidenti con cui è possibile far conoscere ad un largo pubblico, tutto coloro che le vorranno vedere, questa documentazione di cui i nostri relatori ci hanno illustrato l'importanza nella più approfondita conoscenza della figura di Pascoli. Vorrei concludere questo incontro con un'ultima notazione, e cioè ricordare che un altro dei modi attraverso cui si rende possibile la diffusione presso il più largo pubblico di tutti coloro che sono interessati delle carte e degli archivi, dei fondi depositati negli archivi, è anche quello di promuovere degli studi su queste carte, studi che possono appunto portare, come lo abbiamo visto mi pare stasera in maniera esemplare, ad una maggiore approssimazione alla realtà delle cose, uscire appunto dalle costruzioni mitografiche che sono state fatte, che vengono fatte, che in questo caso sono anche delle autocostruzioni, per appunto guardare la realtà così come si è svolta.
Ora, in questa prospettiva, credo di poter dare una notizia che mi pare va in questa stessa direzione, consolida questo indirizzo di lavoro ed in fondo è tipica e strutturale per una istituzione come la scuola normale, che ha tra i suoi fini quello di promuovere la conoscenza. È in corso di elaborazione un accordo tra la scuola normale e la famiglia Marcucci, la nota famiglia di imprenditori lucchesi, che intendono onorare la memoria del capostipite delle fortune economiche della famiglia, cioè Guelfo Marcucci, promuovendo appunto gli studi pascoliani. Questo accordo troverà prossimamente una formalizzazione e verrà pubblicamente enunciato in una apposita iniziativa che si terrà presso la Fondazione Pascoli a Barga e colgo l'occasione appunto per ringraziare la Fondazione Pascoli per questa mediazione tra la scuola normale e la famiglia Marcucci, con una duplice sottolineatura con cui vorrei concludere, e cioè da un lato il fatto che vi è un'attenzione del mondo privato nei confronti della promozione della ricerca, appunto una ricerca che voglia far uscire dagli stereotipi di cui noi siamo in qualche modo continuamente inglobati, e un'iniziativa privata che vuole concorrere nel momento in cui le risorse pubbliche tendono ad essere sempre meno rilevanti e sempre più scarse presso le istituzioni che, come la scuola normale, promuovono la ricerca, un'iniziativa privata che tende in qualche modo a sopperire queste carenze. Questo mi pare un primo elemento significativo di una iniziativa come questa. Ed un secondo elemento che pure mi pare interessante, mi pare rilevante, è che questa volontà di sopperire con l'iniziativa dei privati, con l'apporto dei privati allo sviluppo della ricerca, venga da parte di una famiglia che è impegnata in un ambito di lavoro che ha in primo luogo a che fare con le scienze naturali, e che appunto una famiglia che tende ad essere impegnata con le scienze naturali voglia promuovere la ricerca scientifica in ambito umanistico, mi sembra di nuovo in qualche modo una testimonianza della comprensione, se volete, della intelligenza, che non esistono due scienze separate, ma che non si fa autenticamente scienza se le scienze umane sono separate dalle scienze naturali, il che per l'appunto in un'istituzione come questa, che fin dalla sua origine napoleonica è stata imperniata su due classi, la classe di scienze e la classe di lettere, che hanno mutualmente collaborato, mi sembra appunto corrispondere pienamente alla tradizione di una scuola che vuole continuare ad operare nella convinzione che la scienza è una, e che è solo attraverso la collaborazione delle varie discipline che si può giungere ad una conoscenza effettiva. Quindi grazie alla famiglia Marcucci, grazie alla Fondazione Pascoli, grazie alla soprintendenza e grazie ai relatori che sono intervenuti e ci hanno illustrato l'importanza di questa documentazione. Grazie a voi che siete intervenuti, buona serata.